In un angolo remoto dell'universo vi è un pianeta che per le ottime condizioni climatiche favorisce il sorgere della vita. Tra le varie forme di esseri viventi, quella predominante sul pianeta è un bipede dalle multiformi abitudini e caratteristiche. Andando oltre la varietà specifica, che in ogni caso è sottile e poco significativa, ne esamineremo uno in particolare. Generalmente, questo curioso essere inizia con molta calma la sua giornata, distaccandosi tardi dal nucleo familiare e soggetto alle cure materne sino in età avanzata. Rientra nei rituali di corteggiamento l'antica usanza di acconciarsi la chioma prima di un appuntamento galante. Cavallo scusallo, scusamello, ora che si immagina che la gente è invidioso, compare. Non è solo che vuelva scondido, vamos a dejar el pasado atrás. Y aquí te dico. Non ti piglia confidenza, già te, che hai guardato. Oh, è a papà. Conosciamo il maschio del Cosentinus dall'andatura virile ed elegante allo stesso tempo. L'uomo Cosentinus trae piacere dall'inalare i fumi di combustione di alcuni vegetali reperibili sul posto. Con primitivi mezzi di trasporto, il Cosentinus si reca in luoghi deputati al riposo e allo svago. Il Cosentinus, d'altronde la maggior parte dei maschi terrestri, sfoga le sue energie in eccesso in gioiose manifestazioni di carattere ludico. Ancora in stato di minorità ed ignoranza, il Cosentinus, per avvicinarsi al probabile partner, usa un rudimentale mezzo di comunicazione. I terrestri, nonostante siano sottomessi e sfruttati da loro simili più astuti, sembrano non accorgersene e, come ipnotizzati, passano ore su famosi network sociali dove possono vivere vite parallele ed illusorie. Per attirare la femmina, il Cosentinus sfoggia il suo privato mezzo di locomozione, essendo questo nella sua cultura un vero e proprio status symbol. Che ci zambingu e trofra? Da! Vieni qua! Non ti frega niente a divai, va a dirne, va a ti imparare ad arrivare! E di cazzo stai, dai! Tra sei buon trai sul parco! Yamu! E va, va! Io non vengo proprio a nessuna parte, c'è da te! E già! Tra sei che ti faccio assaggiare una cosa bella! Sì, se bella come chiara, va! Ma si muove a chi stai svenuto? È andata vero! Ma tu che vuoi? Io non proseguo! No che no! I luoghi in cui si svolge la socialità sono diversi, ma fra i preferiti dal Cosentinus ve ne sono alcuni dall'aspetto colorito ma sobrio, dove sono soliti ingerire sostanze alcoliche e darsi alle serate danzanti.